Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un bel unboxing ricco, costoso, neanche tanto in realtà perché ora vi spiego. Mi dispiace, ma sono le 7, quindi hanno appena iniziato a suonare le campane. Allora, prima di tutto, questo è il pacco, sono tipo 3 kg di vinili. Come avete visto dalla copertina e dal titolo, sono tutti vinili di Aldebaran Records. Li ho comprati da loro perché hanno fatto una promozione che da ora che registro il video e che lo vedete anche, ciao buona, è scaduta. Però hanno fatto tanti sconti fino al 70%, tranne su 5 uscite. Di queste 5 uscite, una la volevo comprare, quindi l'ho messa nel carrello a prezzo pieno, consapevole che sarebbe rimasta a prezzo pieno. E lì ci sono aggiunte tipo 4-5, mi sembra un totale di 6 vinili e una cassetta. Speso circa 150 euro. Praticamente 5 vinili li ho pagati, boh, neanche 20 euro l'uno. Considerato che un'uscita da sola costava quasi 60 euro e 12 erano di spedizione. Quindi direi tutto sommato ottimo. Ho comprato solo 2 volte da Aldebaran, entrambe le volte con gli sconti, quindi questa e al Black Friday l'anno scorso che avevo fatto un reel, Ape, Generazione di Sconvolti e Fast Cut. Però in realtà ormai ne sto accumulando qualcuno di vinile di Aldebaran che ho ricomprato dopo perché non li avevo comprati quando sono usciti, perché non collezionavo ancora. Tra le varie che ha fatto ci sono roba anche molto ricercata, tipo Sindrome di fine millennio, oppure In the panchine, cioè comunque hanno fatto dei titoloni, tra cui ce ne sono anche qua dentro. Ma c'è un ma bello grosso. Faccio questa premessa: tutto quello che c'è qui dentro non ho mai ascoltato nulla. Però direte: ma spendi 150 euro per roba che non ascolti? L'obiettivo è proprio ascoltarlo, cioè li ho comprati non per tenerli lì, ma per ascoltarli e vedere se mi piacciono. Dici, vabbè, potevi ascoltarteli prima di comprare. Sì, però se c'era la promozione, no, avete capito. In realtà sono molto curioso di ascoltarli, perché ci sono dei gruppi famosissimi che appunto mi direte, ma non hai mai ascoltato una loro canzone? No. E poi, perché ho detto, faccio un po' di contenuto, no? Cioè, ci faccio un video dedicato, è una spesa grossa, sì, però ci faccio un video solo su quello. Ovviamente non ascolteremo niente nel video perché verrà già lungo solo aprendoli. Quindi direi di iniziare subito. Vediamo. Da qua. Ah, tra l'altro ci dovrebbe essere una borsetta. Ok. Oh, eccoci qua. Ah, la borsetta è questa, una tote bag, una busta di tela molto figa, che penso non userò per non rovinarla, però è molto bella. C'è il logo Aldebaran Records con il sito e questo simbolo, logo, che comunque mi sembra che sia loro, nel senso l'ho già visto. Questa te la davano in regalo se spendevi più di 80 euro. Praticamente sono arrivato quasi a due, ma vabbè. Abbiamo subito il primo, molto figo già da qua, e la bustina dove penso ci sia la musicassetta. Partiamo dalla musicassetta? Ma sì, dai, vado in ordine di come sono perché sono talmente tanti che pesano. Ecco, che figa! La musicassetta dei Casino Royale Polaris e il vinile. C'erano queste due scontate, ho preso entrambi. L'ho presa la cassettina perché ho già Dynamita e Sempre più vicini e ho detto, beh, sai cosa, lì prendo anche questa almeno. Cassetta trasparente, è fighissima. Purtroppo non ho ancora un lettore di cassette, ma lo devo prendere insieme a uno di CD. Qui il booklet riflettente. Non si chiama booklet questo, boh. C'erano varie versioni che ormai sono sold out. Ce n'era una con la copertina che si illuminava nel buio. Quella lì è una figata assurda, secondo me. Polaris Casino Royale, mettiamola qua. Ah, mettiamo Noize giù che faccio prima. Beh, direi che fa la sua sporca figura lì, no? E il vinile. Copia numero 406 su 500. Lascio il cellophane perché c'è i bollini sia e fuori, quindi siccome a me piacciono, cioè mi piace che si vedano. Comunque di recente avete visto nel video della collezione, mi sono recuperato anche Brianza Chronicles. Allora, il vinile, intanto c'è una foto che sembra tipo carta di giornale con dietro i testi. Invece qua la solita bustina semplice ma con la parte protettiva dentro. E il vinile appunto è nero. Centrini che riprendono la copertina. Questo non vedo l'ora di ascoltare. Cioè, in realtà tutti voglio ascoltarli, però questo sono curioso. Non vi preoccupate per il cellophane, so che se lo lasci imbarca la cover del vinile. Tanto ci metto la bustina protettiva e stanno tutti compattati l'uno sull'altro. Qui abbiamo già la release che ho pagato a prezzo pieno, quindi direi di passare avanti. Ve la lascio per ultima, dai.
Ufology Ice One. Questo praticamente è una specie di tool, non è un disco, non è, cioè non ci sono canzoni vere e proprie così. È un, da quello che ho capito è un tool per le strumentali, no? Una roba così. Mio amico mi ha già detto che è molto figo. Io l'ho preso questo perché costava tipo 10 euro e mi piace un botto la, cioè graficamente la copertina. UFO Ultimate Funk Objects. A complete collection of unreleased classic samples and rare funk breaks for production and scratches. Bellissima la copertina rossa, non me l'aspettavo questa. E all'interno abbiamo il lato A e il lato B semplici. Questo non è che lo ascolti, ma cioè nel senso io che non faccio magari produzioni mix non mi serve a niente. Esteticamente è una figata. E anche concettualmente mi piace molto, un po' come sempre di Aldebaran, di Deva o Symmetrarium, che lì è un po' diverso. Queste dovrebbero essere da un lato le voci, da un lato le basi. Invece lì erano più i vari strumenti con le varie tonalità. Al Castellana, The Right Place to Be. Questa non è numerata, mentre invece questa è numerata, ma non si vede molto bene. Dovrebbe essere la 098, ma sti cazzi, cioè ve lo dico giusto perché lo è per fare contenuto anche qua. Qui c'è anche, eccolo qua, un 45 giri. Quindi ho detto, bah, anche questo tipo 10 euro. Vinile più 45 giri di Al Castellana, che perché non lo sapete, non so presentarlo, però da quello che so ha fatto un disco con Neffa, 107 elementi, e ha fatto anche diverse tracce con lui. E poi c'è il 45 giri, carino, che riprende il vinile standard. Dovrebbe essere abbastanza soul, penso. Non so, non so proprio dirvelo. Come vi ho detto, sono tutti che voglio ascoltare, cioè sono proprio curioso di ascoltarli. 45 giri lo metto poi da parte. Qui abbiamo due vinili rap, di rap romano, vecchia scuola, che ne ho sempre sentito parlare, ma appunto mai ascoltati. Partiamo prima da Sotto Assedio dei Corveleno. Mi sembra sia uscito a giugno, no? Cioè un pre-order un po' aprile, maggio, forse, non mi ricordo, sapete? Comunque doveva, era in pre-order a novembre insieme a Truce Boys, che quello è sold out adesso sul sito. Questa è rimasta la versione in vinile nero e ho detto la prendo, anche questa è scontata. Belli centrini, mi piacciono. Tra l'altro la prima stampa di questo costava un fottio da quello che sapevo e invece con la ristampa, se vi piace, ve lo potete prendere a 30 euro. Comunque è molto figo graficamente, molto particolare, sotto assedio e direi di metterlo qua insieme agli altri. Ne mancano solo due già, non so quanto siamo di minuti, è circa un quarto d'ora. Broken Speakers fino al collo, questo è un doppio LP, infatti pesa un casino. Oh, belle le sleeve così, tipo, cioè, tipo pelle. Qua abbiamo i due vinili standard neri normali. Ad esempio qua Colle del Fomento, DJ Crame, Gemmy Tights e Cane Secco. Cioè questi sono i feat che hanno fatto, ad esempio, leggendoli dalla tracklist. Primo Brown, Chaos One, quindi comunque nomi conosciutissimi anche attualmente. Centrini che riprendono la base della copertina. E sono curioso di ascoltarli. Anche questo, la prima stampa stava tanto da quello, cioè era difficile da trovare. Poi non so, la copertina con questo bordino arancione, la scritta arancione mi piace un casino. Ovviamente ve ne parlo solo esteticamente perché ho ascoltato, cioè non l'ho ancora ascoltati, quindi. Anzi, nei commenti ditemi cosa ne pensate di questi album. Tanto siamo all'ultimo. Quello uscito più di recente. Gente guasta, la grande truffa del rap, triplo LP. Adesso lo vediamo. Comunque qua c'è scritto edizione completa definitiva, 3 LP cut a 45 giri, cover trifold con artwork restaurato, bonus side con strumentali e rimasterizzato da Deva. Qua dietro ESA. Beh, questo lo devo aprire, quindi poi l'adesivo lo devo staccare in qualche modo. Sono andato veloce sugli altri perché questo porterà via parecchio tempo. Questo costa ancora 55 euro, però, cioè, ha senso che costi così tanto, visto che è un triplo LP. Poi, ovviamente, la qualità che ha Aldebaran è alta. Mamma mia, ma che figata la cover! Cioè, al tatto è fighissimo, non so descrivervelo. Comunque, qua
si apre, quindi la prima parte è così. Allora, aspettate un attimo che li tolgo prima che mi svolano giù. Questa è l'altra parte, poi tutto arancione così mi fa impazzire, cioè l'arancione è il mio colore preferito, lo sapete, quindi l'unica cosa dei trifold è che è difficilissimo poi ascoltarli e rimettere a posto un po'. E qua l'ultimo. 1, 2, 3, 4. Ho fatto vedere tutto. Bellissimo, cioè qualitativamente ed esteticamente è fantastico. Qua vabbè, ve li faccio vedere veloce, dai. Lato A, lato B, lato C, lato D, lato E e lato F. Quindi praticamente sono due vinili e mezzo di album e mezzo, quindi un lato solo di strumentali. Ah, e ho la numero, è un po' andato via, purtroppo. 165 su 350, quindi ci sono solo 350 copie se siete interessati. Cioè, 350, ce n'erano 350 all'inizio, ora molte meno. Mi sa che sono un centinaio forse. Sono insoddisfatto di questo unboxing. Quindi, per questo video è tutto. In descrizione vi lascio non il link di Amazon stavolta perché questi non ci sono su Amazon, ma il link di Aldebaran. Seguitemi su Instagram perché avevo detto che c'era la promo, ci cioè avevo fatto vedere il carrello e lo sconto, tutto un po'. E seguite loro su Instagram per non perdervi le prossime perché, cioè, chi è che fa sti sconti qua del 70% su sta roba? Lasciatemi piacere se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!